Un saluto a tutti da Vincenzo Regis. Oramai l'abbiamo detto in quasi tutti i modi. La provincia di Brescia è bella, è molto bella. È bella Fes! Esatto, Fes. È arrivato il momento di fare luce su questa misteriosa parola tipicamente bresciana. Innanzitutto, come si pronuncia Fes? Fes. Mi raccomando, è stretta. Gassonghilal è bello Fes. Come si scrive Fes? Dipende. Dipende. Forma semplice, Fes. Rafforzativo, Fes con due S. Rafforzativissimo, Fes Fes. E rafforzativerrimo, Fes Fes. Ma soprattutto, cosa vuol dire Fes? Fes vuol dire molto. Proprio così. Fes vuol dire molto. Arrivederci. No, oh, come c'è? Cioè, basta, finiti se? Cioè, niente scenetta, personaggi, ci avverremo. Per spiegare alla popolazione mondiale come utilizzare al meglio l'avverbio Fes nelle frasi di tutti i giorni, ci avverremo di ben due personaggi di fantasia. Sei due personaggi, adesso ho fatto i soci, cioè, due personaggi. Il dottor Arnaldo Regis, specializzato in... dottore. E Pierluigi Franzoni, meccanico di automobili, detto Gino Franzù. Ehi, ti siete smentecati, appassionato del rally. Ecco alcuni esempi di utilizzo di Fes. La mia automobile ha delle prestazioni molto elevate. Ehi, viaggia Fes al meso, Assistere al rally è stato molto esaltante. Figa rally, bel Fes. Ieri sera ho bevuto molto, più del dovuto. Ciapanna bala, ghiado sei in ciclone alla siembeanda Fes Fes. Quel ragazzo molto spesso fa lo sciocco. Anche le mamma del Fes lile. Ah, che sei stipici che resti ulà, che l'età cadete mai con l'elicottero, non dice me. Quel tuo amico si vanta molto, ma è solo un inconcludente. No, ma intelligente Fes al tuo socio, È il ferraio col martilì de paia. Ferrare le oche con un piccolo martello di paglia. Sono molto stufo di quel giovine. Ma va, faccia, brutto testa dal caso. Lo so che non c'è il Fes, però questo che sa di sì se. Personalmente ritengo quella ragazza molto attraente. Chi me, Lele? Le lacciai se Fes. Ieri sera ho preso molto freddo ed oggi ho un fastidio intestinale. Figa, sotra che camato sfesniari! Fes può essere usato anche da solo come eloquente risposta ai quesiti di tutti i giorni o anche ai più complessi. Hai mangiato bene al ristorante? Fes. Hai dormito stanotte? Fes. Quanto può arrivare a pesare un elefante indiano adulto? Fes. Partendo dal punto A che corrisponde a Padenghe, per arrivare al punto B che è Toscolano. Considerando che è domenica ed è luglio, quanto tempo si impiega in automobile? Fes, Fes. Ma se te cagheria... Prego. Ora, amici di tutto il mondo, sono sicuro che avete capito. Fes vuol dire molto, tanto, moltissimo, tantissimo. Ed essendo un rafforzativo, noi bresciani che siamo il popolo del fare, lo usiamo molto. Lo usiamo Fes. Quindi facciamo un piccolo test per vedere se avete capito come funziona. Allora, ti è piaciuto questo video? Anche tu senti che ti ha detto inculete? Inculete la risposta dell'altro video, non di questo. Ah, inculete a me, inculete il registro video.